Ed è arrivato il momento del nostro caffè, anzi, visto che la cioccolata calda l'abbiamo presa ieri e oggi dobbiamo necessariamente tornare all'antico, tornare al classico e ci spostiamo, però prima di dare il benvenuto al nostro ospite vi vorrei far vedere, per chi ci segue a beneficio di chi ci sta seguendo in TV, qualche foto messaci a disposizione da Google di Camagna Monferrato, che è un comune del Piemonte, provincia di Alessandria, ed è molto molto bello perché vediamo questo verde meraviglioso, molto lontano invece dalle nostre atmosfere da marinare, ecco, che viviamo anche in questi giorni qui a Bari. Allora ci chiediamo un po' che cosa spinge il vice sindaco di un comune del Piemonte, più precisamente proprio di Camagna Monferrato, a trovare nella devozione o comunque nella curiosità verso San Nicola un interesse così grande. E allora diamo il benvenuto a Luca Beccaria, che è il vice sindaco di Camagna Monferrato. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Arrivato qui a Bari ieri per conoscere la festa di San Nicola. Ne aveva parlato durante una delle assemblee dell'ANCI proprio con il sindaco Antonio De Caro e ha detto: perché no, andiamo a vedere se queste cose che raccontano sul sud, su Bari, è un po' come nei film, insomma, che abbiamo visto di Benvenuti al Sud, se sono vere. E che cosa ha trovato qui a Bari? Ecco, diciamo che proprio è stata una conferma di quello che era stato preannunciato, perché proprio sono arrivato qualche giorno prima, perché avevo la curiosità di vedere sia la preparazione durante e dopo, e partirò poi venerdì, e decisamente oltre le aspettative, perché una serie di mantenimenti delle tradizioni così sono davvero difficili da trovare. Perché io avevo approfondito nel tempo avevo chiesto ad alcuni interlocutori che conoscevo qui a Bari, che sapevo avessero fatto del materiale dedicato anche un po' al coinvolgimento, perché noi, il comune, come avrà visto, è piccolo, e quindi siamo tutte cose, diciamo, un po' più semplici anche per i rapporti, diciamo, con i più piccoli, per tutta una serie di attività parascolastiche, diciamo, e quindi avevo trovato del materiale prodotto dalla Fondazione Mirabilia, che mi hanno detto che poi è stata chiusa, però aveva prodotto del materiale legato a San Nicola, che scriveva ai bambini. Hanno fatto due annate, due lettere, in cui era stato coinvolto anche il garante regionale della regione Puglia per i minori, e quindi con tutta una serie di cose da trasmettere. È stata una bella iniziativa, secondo me, e abbiamo cercato di importare qualcosa del genere. Ho preso contatto con quelli che avevano realizzato questo progetto, mi sono fatto dare i testi, li abbiamo un po' adattati, siamo partiti anche noi molto in piccolo. Più che altro lì con un discorso di collaborazione con i livelli. Però è la conferma di una cosa, che poi San Nicola, noi lo diciamo sempre, che San Nicola è veramente un ponte tra città, tra popoli, tra culture. Noi ce lo ripetiamo un po' come un mantra questo, però poi vederlo messo in pratica è tutta un'altra cosa. Tra l'altro, una cosa che mi ha colpito tra le cose che mi ha raccontato nelle nostre chiacchierate che ci siamo fatti prima di questa intervista, sì, è il fatto che giustamente ha detto: io vorrei prendere una ampolla di manna da portare con me, da consegnare con un comune che è gemellato con Camagna Monferrato, ed è un comune, sì, della Russia, una città della Russia. Questa è una cosa bellissima, perché ieri la frase che mi ha detto la possiamo ripetere, quella sul fatto che prima o poi questa guerra dovrà finire. Sì, come libro di storia alla mano, cioè un po' tutti i fattori umani, lo diceva anche Falcone, hanno un inizio e poi hanno anche una fine, detto fortunatamente. E quindi si dovrebbe poi pensare a capire come fare per il dopo. Mm-hmm. E noi, avendo un rapporto con una cittadina che ovviamente si è dovuto, prima per il Covid e poi per questa situazione, sostanzialmente sospendere senza particolari volontà di qualsiasi tipo, però diciamo lì eravamo stati accolti, anche c'era stata una messa ortodossa, avevamo seguito anche la messa ortodossa con da programma, e quindi, diciamo, parlando con il Pope locale,
ci interessava anche capire, visto che il posto è anche giusto, si presta, diciamo, a questo ponte, anche dal punto di vista ecumenico, era interessante, anche perché è un tipo di particolarità che c'è solo qui. Quindi sì. Non è che, infatti, tra l'altro, questo ponte poi si era creato, poi lo sappiamo bene, tra Bari e la Russia, negli anni precedenti si era fatto un gran lavoro. Insomma, tutto quello che sta succedendo, poi a prescindere da quali siano le ragioni, non ci vogliamo interessare troppo a queste cose. Il punto è proprio sempre il messaggio di pace che passa attraverso proprio la figura di San Nicola, e questo è quello che abbiamo detto più a più riprese proprio anche nella giornata di ieri. Ma parlando invece un po' di tra il sacro e il profano, ieri questa mattinata con la cioccolata calda, anche una passeggiata, una delle esperienze carine è stato anche entrare in uno dei bassi di Bari Vecchia e assaggiare veramente questa cioccolata calda offerta anche dai residenti, dai cittadini di Bari Vecchia, poter parlare anche con delle persone che non si conoscono e unirsi, insomma, nel nome di San Nicola anche in questo modo. Sì, esattamente, infatti mi era stato consigliato di sempre, un po' da tutti, già a cominciare dal sindaco quando ne avevamo parlato anni fa all'Anci, vai, vedrai, cioccolata calda, l'iter era cioccolata calda, pupizze, sgagliozze, dalle 4 di mattina. Io ho detto vabbè, proviamo, sono sveglia alla fine tra una cosa e l'altra, tra le 3:30, 3:15, uscito alle 4:15, c'era già moltissima gente e mi era stato detto vai a trovare la signora Porzia. Va bene, sono andato, busso, e sono stato accolto, cioccolata, e abbiamo fatto due parole, un po' di tutta la storia anche familiare. Molto interessante, ma io sono anche iscritto all'AMPI, quindi sì. Sappiamo che Porzia Petrone, sorella di Benedetto Petrone, il cui anniversario della morte tra l'altro è passato proprio in questi giorni, e quindi è stata anche un'occasione anche per ripercorrere delle tappe della storia di questa città. Immagino, esatto, il grande significato che poi c'è all'interno di San Nicola, riuscire a parlare proprio sempre i messaggi di pace che in qualche modo vengono lanciati in questa maniera, perché spesso anche noi diciamo non dobbiamo pensare a Bari come le popizze, la sgagliozza, la focaccia, che diventano un po' dei simboli della gastronomia, che un po' forse poi mettono da parte altri tipi di aspetti culturali della nostra tradizione, della nostra città. Però in realtà proprio attraverso questa cioccolata calda, attraverso quelle pupizze e quei dolcetti messi in condivisione, noi facciamo probabilmente, mandiamo dei valori che poi si trovano anche in tante altre città, però è bello poterli vivere e conoscere qui personalmente. L'ultima domanda prima di salutarla è: che cosa si porta nella valigia del cuore dopo questo viaggio per San Nicola qui a Bari? Perché immagino che poi ci possa essere anche la possibilità di dare un seguito attraverso quei ponti astratti che dicevamo prima, quei ponti spirituali, quei ponti un po' di significato, quei ponti simbolici. Ma innanzitutto la voglia di tornare, perché avete anche una fortuna che non hanno tutti a calendario anche religioso alla mano, di avere due date di festeggiamento, quindi non credo per l'anno prossimo, ma sicuramente la mia intenzione era tornare poi a maggio, una volta per vedere il 7, 8 e 9, perché anche lì mi è stato parlato molto bene di tutta l'apparato organizzativo di quella giornata, e sicuramente davvero un riferimento. Io mi ero permesso di mandare poi quei collegamenti che avevo trovato negli anni studiando un po' la figura di San Nicola, che perfino nell'Islanda medievale c'erano dei modi di dire come si fa a Bari, qui non è a Bari, perché Bari proprio per quei modi di dire sono arrivati perché per via di San Nicola, santo dei marinai, quindi un'isola per quanto remota era devota pesantemente alla figura del santo. Infatti, quindi tutto il bacino anche di tradizioni di quello che è stato fatto, perché è vero che il cibo può essere una cosa che uno dice in Italia, il cibo un po' dappertutto, però è importante perché mette insieme, crea occasioni di condivisione, e quindi quello
non dovrebbe mai andare slegato, certo non deve diventare solo una cosa commerciale, ma quello lo sappiamo. Però può essere cultura, anche la cultura ovviamente, esatto, ogni tanto viene commercializzata, però se noi la vediamo come cultura, insomma, può essere una cosa di certamente positiva. Ringrazio dunque il vice sindaco di Camagna Monferrato, Luca Beccaria, per essere stato qui con noi, e speriamo di riaverla al più presto nella nostra città e che la nostra città sia adeguatamente accogliente, come sa esserlo sempre con i forestieri. Grazie. Certo, grazie mille a voi, arrivederci. Un po' di pubblicità, torniamo tra pochissimo con tutti i nostri spazi dedicati all'informazione.